Ciao amici e bentornati su Survival Hacking Arcade. Oggi in questo episodio vedremo una sistemazione di una scheda, nella fattispecie World Rally della Gaelco, che impiega un sistema molto particolare di protezione che credo sia stato davvero infallibile. E vedremo come rimetterla in funzione, ma lo vedremo subito dopo la sigla. Andiamo un po' a mettere le mani su questa scheda. Questa scheda che state vedendo ora è una scheda funzionante e che presenta una problematica durante il gioco che fa sembrare che la scheda abbia invece un problema. Ora la accendiamo e vediamo subito il problema. Sullo schermo, come vedete, viene indicato coprocessor not ready. Questo coprocessor not ready di per sé può far sembrare ci sarà qualche parte che non funziona. E in effetti il gioco, in apparenza, se noi lo facciamo funzionare, sembra quasi funzionare. Finché non si fa un incidente. Da dopo l'incidente in poi, la scheda è assolutamente inutilizzabile. Comincia a dare i numeri, si pianta, fa di tutti i colori e non c'è più verso di uscirne. E uno qua pensa che ci sia la scheda che ha dei problemi di qualche genere, quindi cerca di trovare una soluzione per rimetterla a posto. Invece questo non è un problema tecnico della scheda, ma è un problema voluto dai tecnici della Gaelco. In realtà la scheda non ha praticamente alcun tipo di problema hardware, non ci sono cose che non stanno funzionando. Semplicemente sta funzionando il sistema di protezione. Il sistema di protezione è all'interno di questo scatolino nero nel quale c'è scritto Warning do not open. C'è scritto di non aprire e quindi uno può pensare che ci sia qualcosa di importante e che quindi non va aperto. E quindi cosa fa uno? Lo apre immediatamente, no? E scopre cosa c'è dentro. All'interno cosa c'è? C'è un speciale processore della Dallas, che è un marchio di un'azienda che oggi non esiste più. Penso sia stata acquisita dalla Microchip o qualcosa del genere. Comunque, negli anni 80, la Dallas faceva dei processori di sicurezza e anche tutta un'infrastruttura generale di sicurezza. Non faceva solo processori, ma faceva anche dongle, chiavi di protezione, sistemi di protezione, insomma. Comunque, sistemi di cifratura digitali e processori sicuri. Questo è proprio uno di quelli. È un processore che entro mi sembra che sia basato su 8031 con la sua memoria RAM statica mantenuta da questa batteria. Cosa significa? Che questo processore non ha alcun codice all'interno, non c'è registrato nulla se non un piccolo bootloader per la gestione, ma tutto il suo codice è all'interno di questa memoria RAM sostentata da questa batteria. Cosa significa questo? Significa che questo processore, a parte che è criptato e quello che è contenuto in questa memoria è tutto cifrato ed è differente per ogni processore, quindi se voi prendete un altro processore e lo infilate qua sopra con lo stesso codice che magari riuscite a prelevare da questa memoria, non funzionerà comunque. Quindi la sicurezza dove stava? Stava nell'unicità del software registrato nella memoria e in particolare il fatto che non fosse leggibile questa memoria, perché in qualsiasi modo voi tentavate di leggerla correvate il rischio di perdere il contenuto della memoria, in quanto è in RAM, non è scritto in memoria ROM o flash, che quindi potete dissaldarla, metterla in un programmatore e leggerla. Andava letta direttamente sul circuito, ma era complicatissimo, anche perché il processore di sé ha dentro anche dei sistemi anti-tamper che rileva quando qualcun altro sta cercando di leggere dall'esterno che non è lui e quindi la cancella immediatamente. Insomma, tentare di attaccare questo processore per riuscire a prelevare i suoi dati e quindi capire qual è il suo scopo, sapere che cosa sta facendo questo processore, è praticamente un'impresa impossibile.
E difatti credo che di schede della Gaelco che utilizzano questo tipo di protezione non ne siano mai state fatte di bootleg, perché non sono mai riusciti a capire la protezione. Di fatto oggi se ne sa molto di più, perché la Gaelco ha rilasciato i codici da infilare dentro questi Dallas per consentire a noi appassionati di poter fare il restore di queste schede, di farle ritornare in vita, perché tanto ora non hanno più nessun valore, per la Gaelco non è più un business, non è più un problema, quindi si possono rilasciare queste informazioni, e difatti le hanno rilasciate appunto per il restore e rimetterle in vita, quelle che poi adesso andremo a vedere ed andremo a utilizzare. E quindi questo processore, mi sono un po' documentato, cosa faceva? Faceva delle patch alle ROM in tempo reale, in modo tale che le ROM hanno un contenuto fisso, e che è sempre lo stesso per tutti i giochi, ma non sono corretti, hanno dentro degli errori, hanno dentro delle cose che lo fanno funzionare male. Per farle funzionare bene, devono essere patchate in tempo reale, e di conseguenza il codice che è scritto dentro quelle memorie diventa corretto nel momento in cui questo processore fa le patch in real time dentro le memorie. Ma non le fa dentro le memorie, ovviamente, le fa in esecuzione sul microprocessore. Quindi queste due memorie, per esempio, che contengono tutto il codice, passano attraverso questi due chip custom della Gaelco che comunicano direttamente col chip di protezione e che si collegano e forniscono tutte le informazioni al microprocessore. Ecco, tutto questo passaggio viene governato e pilotato dal chip di security, che se non dà le informazioni giuste a questi due chip di decodifica, i contenuti delle memorie verranno mandati al processore nel modo errato, e quindi funziona come l'abbiamo visto, cioè inizia normalmente e poi dopo comincia a funzionare male. Che poi anche questa è una tecnica per rendere ancora più complicata la copia di una scheda. No, ci sono molte tecniche per cercare di proteggere il proprio hardware. La prima è creare dei chip custom. Sono il primo step, lo hanno fatto tutti, e più o meno sono riusciti sempre a scoperchiarli questi chip. Non si sa come, devo dire che è davvero una cosa complicata. A volte ho visto delle cose che sono rimasto anch'io molto impressionato, non tanto per la riuscita di questa operazione, che di fatto ci si riesce, ma per quando è stata fatta. Negli anni 80 non era così facile avere sotto mano la tecnologia per riuscire a fare reverse engineering di chip custom. È vero che i chip custom erano molto più semplici di quello che sono ora, ma era comunque un'operazione non per tutti. E devo dire che a volte rimango sorpreso nel vedere che cosa sono riusciti a fare, soprattutto in Italia. Ecco, in questa scheda abbiamo chip custom, che quindi è il primo step. Poi abbiamo memorie criptate, che non consentono a chi legge queste EEPROM o queste ROM di interpretare quello che c'è scritto dentro, per poi cercare di trovare delle soluzioni alternative per il bypass del problema. Perché se è vero che lui fa delle patch in real time, una volta capito come le patcha, io applico le patch sulle ROM direttamente, e quindi io poi avrò le ROM decryptate e non avrò più bisogno del sistema di decryption, no? Che è il sistema che hanno utilizzato in molti casi, in molte schede dove c'era tutto questo meccanismo di ROM cifrate con il decifratore che era un chip custom e tutta una serie di ammenicoli vari. Una volta che sono riusciti a capire tutto il passaggio, hanno fatto le ROM già decryptate e hanno tolto tutta la circuiteria di decryption, in pratica, no? Perché non serve più, perché sono già decryptate, quindi non hanno dovuto nemmeno fare reverse engineering particolare dei moduli di sicurezza, ma li hanno bypassati proprio e hanno inviato direttamente il codice decryptato. Ma anche qua, insomma, non ci sono mai riusciti di fatto. Non ci sono mai riusciti, primo perché hanno fatto dei buoni chip custom, perché hanno inserito un processore di sicurezza inattaccabile, perché era un periodo in cui quasi quasi non conveniva neanche più di tanto fare questo tipo di attività, e soprattutto perché l'azienda era europea. Le aziende europee, conoscendo i propri polli, sapendo qual era il loro mercato, un mercato di gente che lavorava 24 ore su 24 nel tentativo di decifrare, di scoperchiare queste schede, allora forza del fatto di essere i primi in persona ad affrontare questo tipo di problemi, nel momento in cui sono diventati loro dei distributori e non più dei clonatori, hanno messo in piedi tutto quello che potevano per rendere più complicato possibile questa attività, e direi che ci sono riusciti. Ecco, noi oggi vedremo come ripristinare questa situazione.
cioè far ritornare e funzionare questa scheda, quindi vedere la scritta coprocessor ok sullo schermo. Per farlo è necessario una serie di strumenti. Per prima cosa bisogna procurarsi una batteria per sostituire questa che è sicuramente scarica. Le batterie hanno durata di circa 10 anni, non so esattamente quanto poi in realtà durino mantenendo sostentata una memoria. Diciamo che possa anche durare 10 anni, questa scheda sicuramente ne ha molti di più e quindi la batteria è sicuramente scarica. Questo ha fatto perdere il contenuto della memoria e di conseguenza il gruppo di protezione non sta facendo più nulla. A questo punto bisogna procurarsi delle batterie molto simili a questa. Io queste adesso non le ho trovate, ho trovato delle batterie simili, quantomeno che hanno le lamelle per poterle saldare in qualche modo. Servono delle batterie molto basse perché sennò non si riesce più a rimettere il coperchietto, se lo si vuole rimettere per questioni di bellezza, insomma. Quindi la prima cosa da fare è sostituire la batteria. Dopodiché bisogna creare un piccolo attrezzo che io ho già creato e che intanto vediamo in timelapse la realizzazione, ma è molto semplice e poi vi farò avere anche lo schema per realizzarlo. È semplicemente un cavetto seriale RS232, questo qua è un convertitore USB RS232, un cavettino di cui metterò il link in descrizione, con quattro fili. Bisogna realizzare questo piccolo circuitino molto molto semplice che porta l'RS232 su questi pin che poi andranno inseriti in questi altrettanti pin qua, che sono stati proprio inseriti dalla Gaelco appunto per la programmazione di questo dispositivo, che si programmerà attraverso una linea seriale. All'epoca viaggiavano le linee seriali. Un interruttore per entrare in modalità di programmazione e questo tool è quello che vi servirà. Quindi va realizzato questo secondo lo schemino che vi ho fatto avere. Ora andiamo a sostituire la batteria, quindi cominciamo a togliere questa vecchia batteria. L'ideale sarebbe ritrovarne una equivalente a questa con questo tipo di lamelle, io purtroppo non l'ho trovato. Questo è positivo, per cui pieghiamo questa lamella. Questo qua è il positivo. Adesso la tagliamo in modo che assomigli un pochino a quella originale. Va bene, non è che è venuto proprio un taglio perfetto, però ce la accontentiamo. L'importante è che la batteria sia qua. Adesso io metterei sotto un piccolo biadesivo per tenerla ferma. Andiamo a saldarla, quantomeno per quel pin. E dobbiamo saldare il pin superiore al negativo. C'è un reoforo di una resistenza, per esempio. Ok, e ora abbiamo saldato la nostra batteria. Vediamo se si chiude. Sì, un po' di sforzo, ma riusciamo a chiuderla poi con della colla. Bene, il primo step l'abbiamo fatto. Ora il circuito è alimentato e sta alimentando correttamente la memoria e di conseguenza ora, se dovessimo scrivere il software all'interno di questa memoria attraverso il tool, rimarrebbe memorizzato. E andiamo a fare questa operazione. Innanzitutto bisogna procurarsi il codice che va infilato qua dentro e lo troveremo tranquillamente nel ROM set di MAME relativo a World Rally. Dentro World Rally troveremo vrdallas.bin, che è il file appunto che va inserito qua dentro. Il file inserito qua dentro va anche convertito prima di poter essere utilizzato in formato Intel X. Ci sono dei convertitori tipo bin to hex per convertire questo file da binario in formato Intel X, che è un formato testuale leggibile, che io vi fornirò già in descrizione, lo troverete già pronto, quindi non dovete neanche stare lì più di tanto a scervellarvi. Poi inseriamo nel nostro computer lo spinotto per avere la nostra COM virtuale e poi andiamo a inserire il nostro strumento all'interno del suo connettore. Lo mettiamo in modalità di caricamento, quindi bisogna spostare lo switch nella modalità di caricamento come indicato dallo schemino che vi ho fatto avere e bisogna far partire sul computer il software del terminale Hyper Terminal, il vecchio Hyper Terminal che è stato rimosso da Windows 10 e Windows 11, ma l'azienda che lo produceva lo fa ancora. È possibile scaricarlo una versione di prova
che funziona per 30 giorni, per cui insomma fate il vostro caricamento e poi dopo finisce così la prova. Bisogna impostare la linea seriale COM a 2400 baud 8N1 con Xon XOF. Andiamo a vedere le impostazioni. Va impostato in questo modo. 2400 8N1 Xon XOF. Questa è l'impostazione COM 8, perché la COM che ha reso disponibile questo dispositivo USB è la COM 8 e quindi quella va utilizzata. Ci si connette, si accende la scheda. Una volta avviato, come vedete, appare la scritta del bootloader del Dallas. A questo punto lanciamo il comando U per fare l'unlock e ora faremo il caricamento del software con il comando L. Ma prima apriamo il nostro codice in Intel X, che appunto io vi fornirò già in descrizione. Questo è tutto il codice nel formato Hex Intel, che è un formato apposito per l'upload. Facciamo un Ctrl A, Ctrl C, copiamolo, andiamo ora qua e facciamo il caricamento col comando L e lui qua si attende di formazione e noi facciamo tasto destro paste to host. Viene questo messaggio e bad rec, ma niente paura. E ora dobbiamo attendere circa 10 minuti, quando ritornerà il prompt sotto la scritta e bad rec per proseguire con le successive operazioni. Ma nel frattempo già sta caricando. Bene, il caricamento è terminato. E ora dobbiamo premere il comando Z per rimettere in lock quello che abbiamo appena scritto, in modo che venga memorizzato. E adesso, come vedete, è locked. Quindi il software è stato caricato. Il Dallas è stato prima sprotetto, poi caricato e poi riprotetto. E ora dovrebbe essere tutto a posto. Quindi se noi adesso giriamo l'interruttore e lo mettiamo in modalità operativa, tiriamo via il nostro downloader, spegniamo e lui dovrebbe essere adesso con coprocessor ok. Commuto il video per vedere, accendiamo e come vedete coprocessor ok. E a questo punto il nostro gioco è funzionante e andiamo a testarlo. Ed ecco, ora lo spegniamo, lo riaccendiamo per verificare che abbia mantenuto l'impostazione con processor ok e quindi tutto perfetto. Ora si tratta di incollare e chiudere questo tappino per rendere, diciamo, il gioco più corretto e più conforme al suo aspetto. Approfitterei per dargli un occhio più da vicino per capire un po' com'è realizzata, però diciamo è una realizzazione abbastanza classica. Quindi qua abbiamo tutta la parte di amplificazione dell'audio qui schermata, vedete, fatta bene.
il chip di gestione dell'audio, dei suoni e soprattutto dei campioni che vengono attinti da questa ROM, con sopra anche scritto Rally Sound C1, e quindi questa è, diciamo, la parte audio. Qui abbiamo il processore 68000 con le sue due ROM del gioco, e quindi tutto il gameplay è dentro queste due memorie. Qua abbiamo un paio di RAM che saranno le RAM di lavoro del 68000, altre due RAM qua, poi abbiamo altre due RAM qua, abbiamo altre due RAM qui e qui, che sono tutte, e anche qua, tutte RAM video sicuramente, e qui poi tutta ovviamente la parte della gestione della grafica. Qua abbiamo le due ROM con dentro tutti gli elementi grafici, come abbiamo già detto prima, criptate, che vengono poi gestite, decriptate e elaborate da questi due custom, che non sappiamo esattamente cosa facciano, ma sicuramente gestiranno tutti gli elementi grafici, sotto il controllo del processore di sicurezza, del coprocessore di sicurezza che sta qua dentro, che fa in modo che tutto fluisca correttamente al processore principale. Parte di input-output per la gestione del connettore JAMA con tutte le prese per i vari joystick e per i dip switch, e come dire, insomma, abbastanza sul classico. Oltre ai due chip custom della Gaelco e tutto questo meccanismo di protezione, ci sono anche ben 5-6 GAL, una qua, una qui, una qua, una qui, un'altra qua, che complicano ancora di più l'eventuale intenzione di voler copiare questa scheda, e quindi di conseguenza ha resistito qualsiasi tipo di clonazione questo gioco, perché non ci sono cloni noti, e quindi insomma, dai, tutto è andato bene. Quindi la procedura, come avete visto, è abbastanza semplice, ci vuole una decina di minuti, bisogna realizzarsi questo cavetto che va bene anche per altri eventuali schede della Gaelco che hanno questo sistema di protezione. Per tutte quelle schede Gaelco ha rilasciato i codici, e per cui è possibile fare il restore e il ripristino per renderle nuovamente operative. E questo è quello che abbiamo fatto. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Direi che ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, venitemi a trovare su Patreon e ci rivediamo al prossimo video. Bene amici, io direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, venitemi a trovare su Patreon. Ricordate di... Ma perché non leggo un cazzo, ragazzi? Per quello che... Venite a trovarmi anche su Patreon. Continuate a seguirmi, a seguirci. Bene amici, per questo video direi che è proprio tutto. Mi raccomando, venite a trovarci su Patreon. Venite a trovarmi su Patreon. Venite a trovarmi su Patreon. Venite a trovarmi su Patreon. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io direi che niente. Mi sono emozionato, oramai basta, sono perso il filo. La faccio per l'ultima volta. Basta che non mi rida di fronte mia moglie. Mi sono emozionato. E mi è entrato il loop dell'emozione. Che palle. Aiuto. Adesso ce la posso fare. Shh, non ridere che i tuoi coglioni. Bene amici, per questo video è tutto. Mi raccomando, ricordate di venirmi a trovare su Patreon e di venirci e di vederci e di continuate a seguirci. Porca miseria. Bene ragazzi, per questo video direi che è proprio tutto. Come sempre, ricordate di venire a trovarmi su Patreon, di continuare a seguirci, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Fate partire le registrazioni? Sì, ah minchia, mi sto in panico. È andata? È andata, via. Puffa!